Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Moonglow Bay, un gioco disponibile su Steam dal 26 di ottobre, costa 24,99€, lo andremo a vedere, non è in Early Access a quanto visto, al momento non è in italiano, sviluppato dai Bunny Hug. È un gioco dove interpreteremo il ruolo di un pescatore principiante, farà andare a lavorare, insomma, e far crescere le relazioni in questa città e far, perché no, migliorare anche le relazioni proprio tra i cittadini di questa piccola città portuale. Andiamo a provarlo. Il gioco ho visto che non è giocabile con mouse e tastiera, ma solo con tastiera o col pad. Io lo sto provando col pad. Io sono un principiante, quindi prendo questo. Posso farmi dare del lei, del voi, del voi sì, perché lei non esiste. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Indy. Ok. Eccomi qua. Questa Polaroid messa qua. Chi è il tuo partner? Il mio partner? Il mio partner è Casey. Lei? Bene, start game. Let's start. La grafica è voxel. Hey, Indy, andiamo, you guppy. Grab the line, getta l'amo. Pescare è più facile di quello che sembra, te lo prometto. Di cosa sei preoccupato? Niente, solo l'acqua, i mostri, la maledizione. Tu sai cosa dicono i locali? Sono solo storie, ognuno di loro. Te lo prometto. Qui, fammi insegnarti le basi. Seguimi. Primo, stai di fronte a un decente fishing spot, come il bordo di una barca, come questa. Seleziona il pesce e pesca. Getta l'amo per cominciare. Ok. Ok. Ok, qua vedete che mi dà i tasti, 4 tasti del pad. Io scelgo questo. Ora, lancia l'amo. Bene, vediamo un po'. Premi e tieni premuto per lanciare cast your line. È un'espressione che non avevo mai sentito. Va bene. Ok, perfetto. Ora, sii paziente. Tieni l'esca e aspetta che qualcuno osserva l'esca e aspetta che qualcuno... Si pesca galleggiante qua, qua Ibu sarebbe a casa sua. Il momento in cui l'esca scende sotto l'acqua, la soglia dell'acqua, premi RT. Ok. Una volta che ha abboccato, continua a tenere per... Ah, ok, vediamo. Adesso appena va giù. Ah, posso dargli le direzioni. Ok, devo metterla nella direzione opposta per pescarlo. Dobbiamo stancare il pesce. Ok, abbiamo preso 33 kg di pesce. Mi sembra un po'... vabbè. Visto? È facile quando ci prendi la mano. Ora prova senza il mio aiuto. Pesco di là. Dai. Poi il gioco ovviamente non è tutto qui, eh. Non mi darà neanche le indicazioni, credo, a sto punto. Devo resistere io. Ok, Pollock, 1,9 kg, già più realistico. Posso rilasciarlo premendo il tasto destro? Lo tengo. Fantastico, è una specie differente. Abbiamo bisogno di una varietà di pesce per cucinare e vendere i nostri... Ok. Che succede? C'è anche il cane! Non l'avevo notato prima. Che succede? Questo ciuffo bianco davanti è veramente bruttissimo comunque.
Oh oh, una balena. No. Cos'era? È il mostro. La maledizione. Era solo una balena. Questa città, le sue ridicole superstizioni. Non mi meraviglia che il mercato del pesce sia rovinato. Sia in rovina. Ma la baia è piena di affascinanti creature, tutte in attesa di essere scoperte. Bene, le troveremo e le condivideremo con il mondo. Una nota qui, per celebrare la nostra nuova avventura. Un regalo. Ehi, cos'è successo a non più sorprese? Sembra un libro. Lo aprirò domani. L'hai voluto, vero? Possiamo sempre tornare in Ontario. Certo, è il nostro sogno. Ma ti sto chiedendo se lo vuoi. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno non è cambiato in 40 anni. Sembravo più giovane. Spendere ogni giorno, passare ogni giorno con te. Sì, va bene, dai, torniamo a casa. Ragazzi, potrei sciogliermi anche in voxel grafica. Città è... si può poi girare per la città, insomma. Questa è Monglow Bay. Sembra veramente ben fatto, devo dire. Dipende che cosa ci si aspetta dal gioco. 3 anni più tardi, siamo sempre qui. Che è successo? Bene, ci muoviamo liberamente. Abbiamo la nostra casa, bella. Le scale. Qualcuno che bussa, qua è tutto distrutto, qui mi sa che sono da solo, visto tutto il casino che ho in casa. Vediamo però chi è. River Fisher. Ehi, papà River, non eri in Quebec? Perché non sei in Quebec? Alcune cose sono più importanti. Che succede? E questo? Non... questo, vabbè, presunzione di... creduta di essere morta. Che cos'è? Un titolo? Questo è un inglese abbastanza complesso e adesso siamo in registrazione, quindi... È bello che tu sia qui, ma sto bene, davvero. Attualmente ho preso un nuovo lavoro. Sto, diciamo, amministrando il Centennial Festival. Cosa stai facendo qui, in Mongolo? Il sindaco ha detto che sarà un grande boost per la community e le persone hanno bisogno di supporto. La Wall Bay... è decadente per anni quando il commercio del pesce è collassato. Metà della città ha chiuso. Se attraessimo nuovi visitatori presto, Monglow Bay potrebbe riprendersi. Comunque, su cose più interessanti, è tempo di aprire quel regalo. Ehi, Dad, perché hai chiamato il cane Waffles? Aspetta, fammi indovinare. Perché
Casey amava i waffle? Li mangiava dopo ogni giorno dopo aver nuotato. Fragole, un bicchiere di latte. Ok, vabbè, è tempo di aprire quel regalo. E dov'è quel regalo? Cioè, l'ho aperto 3 anni dopo? Un diario di pesca. Al mio amato Indy. Per il viaggio al tuo fianco. L'hai tenuto per 3 anni, papà. Forse è tempo di scrivere un nuovo capitolo. Tu stai dicendo che dovrei ricominciare gli affari? Precisamente. Una nuova strada... Saresti un'ispirazione. Dovremmo andare a raccogliere nuovi ingredienti. Va bene. Ok, questo è il diario con i task, quindi una chiamata dal Quebec, incontrare Ira. Ok. Dobbiamo andare a ripulire questa città. Allora, vediamo intanto cos'è. Qua i task, qua l'equipaggiamento, quindi il pesce che abbiamo raccolto. Perché c'è il pesce di 3 anni, qua va bene. Esca. La canna da pesca, abbiamo le ricette, le varie, tantissime ricette tra l'altro da poter fare, un diario di tutte le prede raccolte, vediamo un po', e mi dice anche quanto sono grosse, qua penso siano le relazioni e qua i luoghi, qui le raccolte, i luoghi. Open map. Sei ok, papà? Ti sei un pochino perso. Vediamo un po'. Bella la mappa. Sto solo guardando se tu conosci il posto dove vendere le cose. Se stai cercando qualcosa di specifico, cerca nella mappa. Metti i punti di interesse. Ok. German Harbor. Central Beach. Downtown, il capanno da pesca del pastore, marina, la vista del porto, boat shop, aquarium, bello! Possiamo mettergli dei punti in cui poter andare. Bello! Bella la mappa! Open journal. E mo che devo fare? Dobbiamo andare obiettivo. Vabbè, dobbiamo ripulire, dai. E mettiamo a posto tutto. La casa è praticamente ripulita, credo. No, direi di no. Abbiamo mangiato e abbiamo lasciato la roba in giro per mesi, per anni, almeno da quello che ho capito. Era l'ultimo. Ok. Dobbiamo mettere fuori il sacco della spazzatura. Ciao cane, andiamo fuori. Ok, abbiamo completato task. Beh, è una sorta di Stardew Valley, però ambientata nel mondo della pesca. Incontra River alla spiaggia. Ok. Vediamo un po' dove siamo. Posso aprire la mappa direttamente? Sì. You, home. Dobbiamo andare a destra adesso. Ok. Ma questo è un porcione. Questo? Abi... Scrap. Ah, ok. Abbiamo una barca che compra rottami, forse. Vabbè, comunque. Avevi ragione. Le strade sono così vuote. Non l'avevo mai notato prima. La città ha bisogno di investimenti, pure semplici. Ma almeno
tu hai tutto per il tuo business, la tua canna da pesca, la tua cucina e un posto dove vendere il pesce. Prima cosa, raccogliamo qualche ingrediente. Ok, dai, peschiamo. La tecnica chiamata striking, muovi contro la direzione e premi LT. Ah, gli dà un colpo. Ah, devo sempre comunque tenere premuto. Il grilletto adesso devo sempre tenerlo premuto. Non so questa nuova tecnica se stia funzionando effettivamente, ma io premo. No, non mi pare di aver capito molto bene la cosa, ma vabbè, ripeschiamo. Ah, gli dà un bel boost. Ok, lo tiro molto verso di me. Ok. Ok, Ling, 8,6 kg. Ok, sono sicuro che l'acquario può aiutarti nei dettagli. Ok, ci sono delle specie diverse, ci sono le specie veloci e i riflessi sono la chiave. Le specie aggressive, che è una combinazione di velocità e forza, e le specie resilienti, che sono, diciamo, lente ma basate sulla forza. Fortunatamente ti puoi attrarre uno specifico tipo di pesce dalle esche. Seleziona l'esca, ok, quindi dovrei scegliere questa, ok. I jig attraggono gli aggressivi e resilienti. Gli spin, i veloci e aggressivi. E i plug attaccano i resilienti e i fast. Spero me lo riassuma poi, perché non me lo ricordo più io dopo. Quindi, cosa devo fare? Spin. Vai, spin. Vai. Proviamo. Vediamo. Pollock. Perfetto. Ok. Se tu lanci senza esca, attrarrai piccole specie solo. Se tu le mandi con un'esca di basso livello, attrarrai specie piccole e medie. E poi in conclusione, se usi quelli di alta qualità, attrarrai medi e large. Prova ora, seleziona una. Ah, posso selezionare adesso l'esca e anche la qualità, ma non ne ho, quindi io adesso solo la bassa qualità. Vedete che c'è scritto 20. Proviamo l'ultima. Vai. Ok, devo dargli quella botta lì.
È forte questo, eh? Ok, 19 kg l'Ocean Angel. Eccellente, ricordo che c'è un grande range di creature fuori da qui, insomma, vabbè, le esche sono limitate, stai attento di non finirle. Fino a quando il Sea Market riapre, ok, saranno in bassa quantità quelle ad alta qualità. Abby Brown, stop! Ok, ti ricordi di Rive? Sì, se la ricordo quando era piccolina. Ok. Va bene, sì, va bene, adesso i convenevoli. Va bene. Cioè, mi è entrato in casa così questo? Cucino. Ok, Indy, se tu stai vendendo cibo da strada, la tua cucina sarà la tua nuova amica. Perché hai un pasto, hai bisogno di tre cose: pesce, la ricetta e abbastanza shell per coprire i costi di ogni ingrediente extra. Raccogli ricette che appaiono nel giornale e nel diario. Vai in cucina e cucinale. Ok, quindi cosa abbiamo? Abbiamo questo che è un meno 21%. Ci costa 0 e lo vendiamo 15. Questo invece ci costa 10 e lo rivendiamo 26. Quindi abbiamo un guadagno di più con questo, ma non possiamo farlo perché ci manca patate. Ah no, perché non abbiamo soldi. Quello è un piccolo particolare. Scegliamo un pesce, facciamo questo. Cucino. Vai al frigo e raccogli gli ingredienti necessari. Ora muoviti sulle differenti station. Ah, ok, dobbiamo prima prepararlo qua, immagino. Devo lavare il pesce. Ah, muovi. Ok. Ah, devo lasciarlo qui, ok. Ma carina come cosa, tutti questi stage di cucina. Ok. Mi sgusciava via, ma ce l'ho fatta. Ora lo... Andiamo. Oh. Premi quando il marker è in una determinata zona. E me lo lasci fare. Ok. Col tasto corrispondente. Ora devo bollirlo. Quindi muovi. Ok, fino a quando è sulla corretta temperatura. Ok. Ok, ora friggilo. Devo tenere premuto e rilascialo quando raggiunge la zona. Ok. No! Ho sbagliato! Vabbè, lo mettiamo nel forno. Premi quando raggiunge la zona. Merda, ho sbagliato. Vabbè, ho sbagliato tutto, quindi ho fatto un piatto, penso, di bassa qualità. Va bene, potevo fare molto meglio, ma va bene. Ma che dobbiamo fare? Finalmente ricordi... Ok, va storage boss in front of... Sì. Va bene, task complete. Andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare adesso. Ciao cane. Nuovo task e vediamo. Molto figo come concetto. Allora, task. Metti in vendita l'oggetto. Ok. Qua. Ok, sì, è Stardew Valley, come Stardew. Ok, messo in vendita, perfetto. Puoi vendere il pesce e raccogliere i pasti che tu cucini. Ok, vendi gradualmente attraverso il giorno e guadagna, i soldi che guadagni vengono direttamente sul tuo conto. Vai al tech shop, ti darò una buona idea. Parlare alle persone, esplorare, bisogna recuperare. Ok. Parla Sara per al bot shop. Ok, quindi se è davvero serio. Sì. Ci sono pericolose centinaia, migliaia di creature pericolose qui. Sei veramente sicuro? Fidati di me, sì.
Ok, quindi praticamente ora che bisogna fare? Cioè praticamente il gioco adesso ci sta dicendo che possiamo andare più o meno liberamente in giro. E guardando anche quello che è la mappa, anzi, prendo questo, ok, abbiamo probabilmente anche le barche per poterci andare e abbiamo anche il negozio, quello di tecnologia, credo, go to tech shop. Ok, gli metto la stellina, almeno so dove andare. Infatti c'è la minimappa in basso a sinistra che mi dice dove devo andare. Al tech shop. Ma io non so dove sono, quindi uso la mappa. Ok, tech shop è più avanti. Carino, davvero, davvero carino il fatto che comunque con la nostra attività dovremmo rimettere in piedi una città intera. Sì, tech shop dovrebbe essere qui. Credo. Devo sistemare un po' la sincronizzazione verticale perché mi fa quello sfarfallio lo schermo. Comunque tech shop più avanti dovrebbe essere questo, eccolo qua, si entra qui. Da quanto tempo vendi pesce? Sì, vendo pesce, vabbè, ok, voglio far vedere quest'ultima cosa, vedere se c'è una macchina per vendere pesce. Portami del fish and chips. Dici? Devo portare i fish and chips. E mi sarà in grado di offrirmi uno sconto speciale. Boh, una prova di... Vabbè, tech shop è comunque carino perché c'è lì ci vende tecnologie, qui c'è la libreria. Qua abbiamo la Cozy Cavern, che non so cosa sia. Il venditore di barche. Venditore di barche, voglio andare a vederlo. Come ultima cosa, diciamo, prima di chiudere questo primo gameplay. Cavoli. Giustamente si può ruotare la visuale e quindi è più comodo metterla così. Che almeno si capisce dove stiamo andando. Poi dovremmo ripulire anche un po' qua il tutto. Ok, bot shop, vediamo. Indy, ciao Sara, sono tutti invecchiati tantissimo in questo paese qui che ormai è perso. Sto saltando un po' il dialogo perché... 100 per la riparazione. Ok, un'altra task. Cioè? Non può vedere? No. Dove sta andando? Ok, mi dice di risolvere un mistero. La barca ha chiamato i due gatti. Cioè devo... mi ha dato questa? No. Vabbè, in sintesi qua potremo, una volta che sistemeremo anche questo, potremo comprare una barca e andare. Ci saranno, credo, perché ho visto delle immagini, anche dei mezzi di trasporto per muoversi nella città, credo. Col tech shop, magari. E qua ci sono case distrutte che poi andremo a... Ma è alla fine un po' quello che si faceva anche in Stardew Valley, anche se qua la differenza è che qua è molto più disastrato di quello che era Stardew Valley, il villaggetto. Comunque non mi piace quella cosa lì, dovrei poter mettere... nella grafica no, non c'è. Posso mettere l'anti-aliasing, ma non c'è questo controllo verticale e quindi mi urta abbastanza questa cosa. Comunque vabbè, vedete che sfarfalla un pochino, ma è normale, sembra quello della sincronizzazione verticale mancante. Comunque ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo bel giochino, perché ok, non è un gioco per tutti, non è neanche un inglese facilissimo, niente di fondamentale. Adesso io dovevo andare velocissimo, però ecco, il gioco non costa poco, però se andate a vedere le immagini su Steam, il gioco si apre parecchio perché poi ci sono varie tecnologie, ci sono vari paesaggi, si va anche in mezzo ai ghiacci, si va proprio a pescare in mezzo ai ghiacci, il gioco sembra molto ampio anche a livello di mezzi di trasporto, la nave, il fatto comunque dei minigiochi per, diciamo, cucinare... i vari, c'è anche l'acquario, insomma è molto 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 carino ed è giocabile, a quello che ho visto, in co-op locale con lo schermo condiviso, quindi potrete giocare con un vostro amico e andare a mandare avanti il business della pesca. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Moonglow Bay e alla prossima, ciao ciao.